Il bullismo e il cyberbullismo sono come un'onda travolgente che colpisce le categorie più fragili e più sole. Nella giornata mondiale contro il bullismo, l'Abruzzo dice no a questi odiosi fenomeni di violenza e prepotenza con una serie di convegni che si svolgono a Teramo con lo scopo di fare rete tra istituzioni, magistratura, scuola, forze dell'ordine, regione, società civile. Importante questo incontro per sensibilizzare tutte le istituzioni affinché si possa risolvere questa problematica che di giorno in giorno si amplifica, soprattutto poi il cyberbullismo sulla rete spesso gli autori rimangono nell'anonimato. La ricetta vincente inevitabilmente è data dalla rete, dall'esistenza di una coscienza civica comune, in modo tale che qualunque ente, qualunque istituzione, che sia la scuola, che siano le istituzioni giudiziarie, le forze di polizia e poi le famiglie, mettano insieme per contrastare questi fenomeni. Il bullismo e il cyberbullismo si combattono con progetti concreti di sensibilizzazione che puntano alla prevenzione e al contrasto della violenza tra i giovani. In Abruzzo esiste una figura istituzionale importantissima che svolge una sorveglianza attiva ed è il Garante regionale per l'infanzia. Si deve partire da un discorso di analisi di una sociologia del fenomeno culturale. Perché? Oggi questo sistema nostro a livello nazionale ma a livello internazionale è andato in cortocircuito, perché in effetti questi ragazzi, poi soprattutto post-Covid, hanno delle problematiche diverse e infatti anche quando acquisisco i dati dai nostri, ovviamente gli ospedali della regione Abruzzo, abbiamo tantissime patologie dei minori con problemi proprio psicologici. Questo ci dovrebbe far capire che hanno una debolezza forse indotta proprio anche da noi adulti. Il suo è un impegno di una vita? 40 anni di incontri, assemblee, manifestazioni, cortei, spettacoli e incontri come questi nelle scuole. Una cosa che mi piace tantissimo e a cui credo tantissimo, solo nelle scuole possiamo cambiare il nostro paese, solo nelle scuole possiamo ancora fare vera informazione e spiegare ai ragazzi quanto sia grave e quanto sia importante quindi provare a fermare questo fenomeno travolgente, questa onda tumultuosa che è il bullismo, che sta travolgendo molte e soprattutto le classi più fragili.